Buongiorno a tutti voi, miei carissimi ciarini e ciarine. La classifica che vi sto per narrare oggi non è altro che la trasposizione in italiano di un video di Dark 5, un canale americano. Vi lascio il link del video originale in descrizione. Naturalmente non si tratta di un copia e incolla, ho semplicemente preso le informazioni per questo video da questa fonte. Detto ciò, non mi resta che partire con le 5 cose segrete ed oscure che forse non sai su Facebook. Come narrato anche nel film The Social Network, prima della creazione di Facebook, Zuckerberg rese pubblico un altro sito, un certo FaceMash, un portale dove venivano caricate illegalmente le foto delle ragazze della sua università, senza il loro consenso. Successivamente, due compagni di università di Mark gli chiesero di lavorare per un sito molto simile a Facebook. Zuckerberg a questo punto fece il fetentone, rubò l'idea ai due giovani e cominciò la scrittura del social network più famoso di tutti i tempi. Pensate che in seguito emerse anche un messaggio che Mark Zuckerberg scrisse in una chat universitaria, dove lui stesso affermò che stava facendo un doppio gioco. Scrisse che stava ritardando di proposito il lavoro assegnatogli con il solo e unico scopo di rendere Facebook pubblico prima del loro sito. Ma che belle origini che ha la grande F! Nel 2014 Facebook ha lanciato un esperimento segreto con la Cornell University per manipolare le emozioni di più di 600.000 persone. I test sul contagio emozionale furono condotti sui post e sui feed presenti sulle bacheche di tutti questi utenti. Un test nascondeva i post positivi pubblicati dagli amici per provocare così sentimenti negativi e viceversa un altro test nascondeva i post negativi per indurre sentimenti felici. Gli utenti ovviamente erano all'oscuro di essere soggetti a esperimenti da parte di Facebook, ma alcuni attivisti di internet se ne accorsero, diventando molto preoccupati del fatto che tali test furono solo una piccolissima parte della ricerca manipolativa segreta da parte del social network. La cosa più inquietante in tutto ciò era lo scopo di questi giochini. L'obiettivo della grande F, infatti, era quello di fare in modo che le persone rimanessero collegate più a lungo possibile su Facebook, aumentando così la probabilità di cliccare sulle pubblicità e sugli annunci. Quando la connettività mobile iniziò a proliferare, quasi l'80% degli utenti di Facebook interagivano con esso tramite smartphone o cellulari. Nel 2014 Facebook decise di sfruttare questa tendenza, creando per l'appunto l'applicazione Messenger. Il tutto però per fare in modo che la compagnia potesse entrare nelle informazioni private degli utenti che usavano smartphone o tablet. Il settaggio standard della privacy di Messenger permetteva l'accesso da parte di Facebook ai registri di chiamate, all'elenco degli sms inviati e ricevuti, alle registrazioni video e audio e persino ai contatti telefonici presenti nella rubrica e nelle email di chi usufruiva dell'applicazione. Facebook affermò che si trattasse solo di una menzogna, anche se come molti sanno nel 2011 fu sgamato a tracciare la cronologia degli utenti sloggati dal social network. In parole povere sembrerebbe che Messenger sia un'applicazione creata per un cattivo scopo che mina la privacy di tutti noi. Siete ancora sicuri di volerlo utilizzare per messaggiare? Ah, e per la cronaca, anche WhatsApp è sotto il controllo di Facebook. Oltre 864 milioni di persone circa usano Facebook ogni giorno, condividendo 4 bilioni di foto e post che necessitano di essere revisionati, questo per il loro contenuto sgradevole o di natura sessuale. Nonostante i guadagni di Facebook del 2013 ammontavano a 8 bilioni di dollari, il social network dette il delicato compito di revisionare tali post o foto a dei lavoratori del terzo mondo, pagandoli solamente un euro all'ora. Allora, pensate che erano costretti a vedere foto pedopornografiche, necrofilia, decapitazioni e suicidi. Gli impiegati erano stati assoldati senza il minimo controllo di sicurezza, quindi potevano essere chiunque, e non avevano neanche il divieto di scaricare le foto o il materiale che revisionavano. Questi individui hanno ammesso che è capitato, seppur raramente, di essere rimasti così incuriositi da alcuni post da scavare letteralmente dentro le vite degli utenti che analizzavano. Insomma, non bastavano tutte quelle belle cose che vi ho descritto in precedenza. La grande F doveva macchiarsi anche di sottopagare questi poveri individui, facendoli svolgere attività emotivamente e psicologicamente distruttive e devastanti.
Facebook è stato accusato di aver fatto il settaggio della privacy per gli utenti in modo molto difficile da impostare, perché così facendo esso era facilitato ad estrapolare i dati sensibili delle persone, come città di residenza, professione, anno di nascita, eccetera. La compagnia affermò che tali informazioni sugli utenti erano nella loro scatola nera e venivano usati solo ed esclusivamente per targetizzare le pubblicità o gli annunci. Ma un'investigazione del Wall Street Journal del 2010 affermò che Facebook stava mettendo i dati sensibili delle persone a disposizione degli inserzionisti. I produttori di terze parti di Facebook come Zynga furono capaci di accedere alle informazioni private delle persone e addirittura alla loro lista amici. Altre applicazioni di terze parti furono invece beccate a vendere l'ID degli utenti ai data brokers del mercato nero, dando loro la possibilità di vedere tutti i siti visitati, oltre Facebook, da noi povere bestie da macello. Ma cos'è? Il motto di Zuckerberg è che si fotta la privacy? Stando a queste informazioni, la conclusione è alquanto facile e palese. Facebook sarebbe da evitare. Purtroppo viviamo in un periodo dove le connessioni attraverso i social sono quasi necessarie. Quello che posso consigliarvi è di non trasmettere mai le vostre informazioni personali su internet. Sempre se non siete pronti a diventare delle cavie da laboratorio, soggette ad esperimenti e ricerche di mercato. Io vi ringrazio per la visione di questo video. Come sempre vi ricordo di passare da tutti i miei social, di vedere il video precedente e di visitare il mio secondo canale. Un mega salutone dal vostro Dottor Vendetta di fiducia e ci vediamo al prossimo video.